Ciao bambini, volevo, visto che qualche giorno non ci vediamo per via, come sapete, della situazione che c'è, volevo passare qualche minuto insieme a voi. Oggi ho pensato, guardato un pochino quello che avevo in casa e ho detto, vediamo che cosa si può preparare per il pranzo e mi piacerebbe farlo insieme a voi, magari far diventare una cosina un pochino simpatica. Allora, non avevo proprio tantissime cose, però avevo delle uova e l'ho fatte vedere e l'ho volute lessare. Come sapete, si lessano e si mettono nell'acqua in un tegamino e si fanno bollire per 7 minuti. Poi le ho sbucciate. Eccole qua, le uova. E poi ho trovato nel frigo un pochino di insalata, un pochino di formaggio, delle carote, un po' di sottoli. Ho detto, vediamo se ci si diverte a fare qualche cosina insieme, va bene? Allora, ho sbucciato le uova sode e volevo provare a fare una cosina con voi. Levo un pochino del sotto perché vorrei che mi sta in piedi, ecco fatto. Poi prendo una carotina. Io l'ho tagliata in questo modo qua, in modo che sono venute queste fettine. E ora vediamo. Si fa così. Non si butta via niente. Andiamo a incidere un pochino qua sopra e lo mettiamo così. Facciamo un'altra piccola incisione. Prendiamo una di queste puntine che abbiamo levato per fare la crestina del gallo, della gallina, e la andiamo a mettere qua. E già si incomincia a vedere qualcosa. Poi ho preso delle olive nere, vediamo un pochino. Cerchiamo di fare due occhietti. Là, questo è andato. E ora facciamo un altro buchino da quest'altra parte. Abbiamo fatto un gallettino. Ora vediamo. Allora, io ho preso un pochino di insalata, avevo un pochino di mais che ai bimbi di solito piace, come a me piace tantissimo, delle olive nere, ho messo un pochino di insalata, un pochino di carote, un pochino di mais e andiamo a mettere il nostro pulcino nel piatto. Che vi pare, bambini? Però possiamo fare anche altre cose. Allora, prendiamo un altro uovo sodo e lo tagliamo in due. Lo mettiamo qui. In questo caso non ci avevo altro in casa. Prendiamo dei gambini di prezzemolo che avevo nel mio orto e andiamo a fare una codina. E qui un'altra codina. Ecco un po'.
codine. Poi ci vogliono degli occhietti. Facciamo ancora con un'olivina nera. Vediamo. Riprendiamo quella di prima. Uno. E due. Facciamo anche quest'altro.